Outfit corretto con la maglia del Cagliari di Alberto Cerri. Mamma mia, che caldo! C'ho il ventilatore dietro, ma l'ho spento perché altrimenti non si capisce nulla. Comunque, per parlare di Cagliari, perché è stato cambiato il nome dello stadio. Dalla prossima stagione io dovrò andare allo stadio del Cagliari, non più chiamandolo Sardegna Arena, ma Unipol Domus, vabbè. Prima di parlarne, vi invito a fare due cose: iscrivervi al canale, lasciare like, quello dovete farlo assolutamente perché poi il mio canale ha bisogno di crescere, quindi dovete iscrivervi assolutamente, lasciare like. Poi, soprattutto adesso che si può andare allo stadio, vi porterò ovviamente con me allo stadio, quindi iscrivetevi, mi raccomando, e poi seguitemi su tutti i miei social, anche sull'altro mio canale YouTube, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, mi raccomando, fatelo. Altra cosa, se volete sapere qualcosa di più su come andare allo stadio col Green Pass, eccetera, eccetera, se volete sapere anche la mia opinione, trovate il link qui in alto a destra nelle schede, cioè il video, non il link, il video qui in alto a destra nelle schede, quindi mi raccomando andate a guardarlo e poi io sempre lì, sempre sul discorso stadio, torniamo sempre lì, vabbè. Da adesso parliamo finalmente dello stadio del Cagliari, che... beh, alla fine è una cosa normalissima. Io non sto criticando perché avete visto la mia faccia all'inizio, un po' dubbiosa. Perché non è che critico la scelta, perché la scelta è giustissima, soprattutto in questo periodo di Covid, di pandemia, in cui la situazione economica non è al massimo. Poi l'hanno fatto anche tante squadre, anche prima della pandemia, quindi è giusto così. Da Juventus Stadium la Juve è passata ad Allianz Stadium, il suo stadio si chiama Allianz Stadium, l'Udinese con Dacia Arena, il Sassuolo col Mapei Stadium, l'Atalanta col Gewiss Stadium, che poi tra l'altro sono tutti stadi di proprietà che sono stati rinominati con uno sponsor che ha fatto da nome in qualche modo dello stadio, ed è così che sta facendo il Cagliari adesso. Sì, non è di proprietà quello stadio, però è uno stadio provvisorio che alla fine, dico sia di proprietà del Cagliari, però è del Cagliari alla fine, quindi da Sardegna Arena si passa a Unipol Domus, che ragazzi, ok, va bene la terminologia sarda Domus, però ragazzi no, però no, 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 ancora no. Cioè, io non posso andare e magari Tizio X che mi dice... Ma dove vai di bello oggi? Io gli avrei detto alla Sardegna Arena e quello avrebbe capito subito, la Sardegna Arena, uno stadio, no? Invece adesso dovrò dirgli, dove vai di bello, Tizio X? E io gli dico, all'Unipol Domus, cioè l'Unipol Domus questo mi stai dicendo, ah, quindi è la casa di riposo, cioè, ma è l'ultima cosa che gli verrebbe in mente allo stadio, cioè all'Unipol Domus, mi sa tanto da casa di riposo, scusate, ma... Un nome che poteva tranquillamente essere tirato fuori come Unipol Arena, perché Sardegna Arena, il Cagliari aveva già la terminologia arena, va bene, Unipol Arena, ma ci sta, Unipol Stadium, che ne so, Unipol Park, ma non Unipol Domus, cioè, sembra una casa di riposo, ma va bene comunque. E mi ci dovrò abituare poi, perché io... Spero di andare allo stadio, spero con tutto me stesso, spero che non succedano cose brutte, ecco, però spero vivamente che si torni alla normalità e non ci siano intoppi per tornare allo stadio, perché voglio tornare allo stadio e ci dovrò tornare con questa scritta Unipol Domus, cioè, boh, vabbè. Non mi sembra al massimo, non mi sembra al massimo, però d'altra parte ripeto. Tanto l'Unipol tirerà fuori dei bei soldoni per il Cagliari ed è giusto anche per crescere un po', soprattutto per il progetto del nuovo stadio. E appunto il Cagliari dovrebbe, essendo un accordo di 10 anni con l'Unipol SAI, dovrebbe anche rinominare il nuovo stadio, sempre che si faccia, non faccia la fine del progetto della Roma, chiaro però. Sembrerebbe tutto fatto, poi è chiaro che i tempi d'inizio sono veramente assurdi, cioè praticamente fine 2022, inizio 2023 si demolirà il Santeria, figuriamoci quando inizieranno a mettere quel primo tassello per il nuovo stadio.
ma ci metteranno tantissimo. Però, pazienza, l'importante è che si faccia, l'importante che si faccia è che non arrivi nel 2050 con una barba più lunga di questa che ho, che lo Stadio del Cagliari non si sia ancora fatto. Hanno tolto pure il coso degli spazi commerciali, l'importante è che si faccia, soprattutto adesso con questo aiuto, con questo sponsor gigante anche per lo stadio, spero veramente che i fondi ci siano per fare qualcosa di decente. Già che si sono tolti gli spazi commerciali, a me non piace, a me non piace. Però l'importante è che si facciano le cose in fretta. Hanno detto che hanno tolto gli spazi commerciali per accelerare il piano urbanistico, e acceleratelo sto benedetto piano urbanistico. Però sì, si sono fatti i passi in avanti, però ragazzi, è stato costruito nel 2017 la Sardegna Arena, adesso sarà un Ipoldomus, però è stata costruita nel 2017 questo impianto provvisorio. Cioè, ne è passato il tempo, adesso siamo nel 2021, sono passati 4 anni, sono passati, non è successo ancora nulla. Quindi muoviamo un po' il sedere, dai, forza! Che forse, forse ce la faremo, forse, forse. Va bene, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate like, ve lo dico due volte, sono un rompi, però. Voglio comunque mettere le cose in chiaro, fatelo. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Oggi addirittura vi ho deliziato con due video, non uno, ma due video, quindi ringraziatemi. Ciao ragazzi!